per la sua opinione appunto sulla questione dell'ospedale, vista anche come pubblica assistenza. Dunque, le pubbliche assistenze hanno sicuramente da presentare dei problemi su questo progetto, che io non discuto, sulle scelte ad alto livello. Certamente c'è da tenere in considerazione due cose: uno, non si è mai stati interpellati su quello che sta succedendo, e due, che mi devono spiegare come facciamo con pochi volontari a trasferire pazienti continuamente fuori, stando fuori 2 o 3 ore con ambulanza, ieri a Sanremo, con la sede scoperta, con il rischio di sede scoperta, con le difficoltà che al mattino, ad esempio alle 6, se un volontario deve andare a lavorare dopo le 7, come fa a portare un ferito, ad esempio, all'ospedale d'Imperia e ritornare in orario? Quindi vuol dire problemi di copertura delle squadre, problemi di disponibilità anche delle risorse umane durante la giornata, perché se metto i dipendenti di notte mi mancano di giorno poi per fare i servizi. Quindi ci chiediamo come fare, e nessuno ci ha mai interpellato, escluso il 118 che ci ha chiamato 2 giorni fa per segnalarci che c'è questo nuovo problema.